Sì, ho finito. Buonasera, buonasera amici di Globus Television, tifosi rossazzurri, buonasera da Vincenzo Lacorte, ennesima puntata di Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, riprendiamo la versione standard del lunedì dopo due martedì post festivi, quindi finalmente rientriamo nel nostro consueto format dalle 19 alle 20. Vediamo un po' oggi di aggiornare qualche rumor, qualche ultima iniziativa, qualche cosa che si aspetta possa concludersi, ci si aspetta possa concludersi da un momento all'altro. I temi sono quelli che abbiamo anticipato nel lancio, attesa per la FIGC, per la risposta della FIGC, per il relativo definitivo bando del comune, poi ultime notizie su possibili gruppi o tali, diciamo, che possano presentarsi, e ancora parleremo di questo e di altro, chiaramente con l'ausilio dei nostri amici che ci scrivono da casa, parleremo con i nostri graditissimi ospiti in studio. Sicuramente partiamo da Livio Giannotta, giornalista, direttore di tuttocalciocatania.com. Buonasera Livio. Sì, ciao Vincenzo, buonasera a tutti voi. E ancora andando avanti, il nostro amico di sempre, giornalista Daniele Loporto. Grazie Daniele, buonasera anche a te. Grazie a te Vincenzo, buonasera a tutti. E Sabina Rossi, come non averla qui con noi in studio. Buonasera Sabina. Buonasera Vincenzo, buonasera a tutti i nostri ospiti. Ricordo, nel contempo, se vogliate mettervi in comunicazione con noi, basta formulare il 340 0511 286, vale a dire la nostra linea WhatsApp, mentre potete comunicare direttamente tramite Facebook, il muro di Calcionate e i commenti in Casa Rossazzurro. Già cominciano ad arrivare i primi. Assolutamente, esatto. Li leggeremo subito, al più presto. Sì, salutiamo Paolo Di Giorgio e Salvatore D'Urso, così bene, i primi ce li bene, siamo tolti. Bene, così abbiamo già azzerato il esatto. Timer, riprendiamo il cronometro. Dunque. E allora vediamo un po' di completare, anche se ancora siamo in attesa di collegarci con l'editore del gruppo, con Enzo Stroscia, col giornalista Enzo Stroscia, però certamente possiamo già salutare il nostro opinionista Tino Lavecchia. Buonasera Tino. Ciao Vincenzo, grazie e buonasera a tutti i presenti, un carissimo saluto a tutti gli amici presenti. Bene, ancora un ospite graditissimo, uno storico del Catania, abbiamo con noi oggi Filippo Solarino. Filippo, buonasera. Ciao Vincenzo e ciao agli ospiti di studio che saluto caldamente. Eccoci. Soprattutto qua. Daniele, ma insomma anche gli altri. Grazie, grazie. E allora avevo dimenticato in partenza a darvi un po' contezza di tutte le novità riguardo i canali, perché il canale 819 non esiste più, quindi ci sono chiaramente le nuove leve che già da qualche tempo annunciavamo ma che ora diventano assolutamente imprescindibili. Ci sono chiaramente, con l'avvento delle Smart TV bisogna partire dal canale 251 Blue TV nazionale e cliccare sull'icona Globus che immediatamente si collegherà, oppure possiamo utilizzare il canale di Telerent, il canale 15, che ugualmente funziona con le stesse modalità. Scegliete l'icona di Globus e vi troverete dentro i programmi di Globus Television. In chiaro si possono vedere le trasmissioni sul canale 839 di Sky, sul canale 1086 di TVSAT, quindi c'è una rivoluzione in corso. Ovviamente le consuete modalità di visione online e streaming sul sito www.globusmagazine.it/video, sulla pagina Facebook omonima di Calcionati Commenti in Casa Rossazzurra, sulle piattaforme Twitch e TV Dream. Ancora per le leve giovani e fresche sicuramente con l'app si troveranno a loro agio, e scaricate quindi l'app Global Network Italia, quindi disponibile sia per Android quanto per iOS Apple. Quindi esaurito questo doveroso rinfrescare su cosa è la disponibilità del nostro network, possiamo cominciare sicuramente, in attesa che si colleghi anche Fabio Pagliara, con cui potremo certamente accennare sul discorso dell'azionariato popolare, che di cui tanto si è parlato in questi giorni. Passerei la palla. Sì, scusami Enzo, ecco, sì, ora non ti avevo visto. Enzo, buonasera, eccoci qui, qua. Il nostro editor. Come tu
Hai benissimo detto, ci siamo quintuplicati. Sì, siamo sì. andati adesso sul canale nazionale di Blu, sempre con la nuova piattaforma, con il nuovo sistema HBBTV, che è un sistema che prenderà il posto di, delle varie frequenze televisive quanto prima. E poi siamo anche sul TV Sat, su Sky e sul 15, sempre in HBBTV. Bene, bene, precisazioni tecniche precise. Oltre ovviamente la televisione nazionale che è TV Dream, siamo a livello proprio nazionale TV Dream, siamo anche su Twitch, quindi la piattaforma internazionale, perché Twitch è in tutto il mondo. Sì, insomma, sì, 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 sì. Più di questo Globus non può fare per adesso. Infatti, per adesso. infatti. E poi ci siamo noi, chiaramente, quindi sicuramente riempiamo tutte queste frequenze, tutti questi numeri, sicuramente. E poi io e Daniela siamo per il mondo, con Daniele andremo ecco. per il mondo. E allora io darei subito la parola a Livio Giannotta, perché la settimana scorsa hai, diciamo, scritto sul tuo sito di una approfondita indagine in cui sei riuscito ad arrivare a capire di un interesse importante che genericamente è stato ricondotto al gruppo Tamima, ma in realtà, come tu mi anticipavi fuori onda, comporta un discorso ben più importante. Puoi dirci qualcosa al riguardo, Livio? Vincenzo, allora, intanto direi procediamo con ordine, perché il discorso parte da un'indiscrezione secondo la quale un soggetto avrebbe proposto a Luca Lugnan, ex calciatore del Catania, di allenare il Catania qualora ci fossero le condizioni per la costituzione di una nuova società e quindi il rilancio del calcio a Catania. Da qui diciamo, mi sono messo in moto per cercare di capire se effettivamente ci fosse qualcosa di vero, chi fosse questa persona ad avere fatto questa proposta. Da lì si è evinto un interessamento da parte di un gruppo del nord Italia, tre imprese in particolare del nord Italia, due del settore calzaturiero, una che si riferisce al settore della metallurgia, e da lì si è aperto un canale estero tramite un industriale lombardo in affari a Dubai. Si è aperto questo canale, capisco ora quando si parla naturalmente di Dubai tutto lo scetticismo del caso, perché Catania ai noi si è abituata in questi mesi a tantissime voci, tantissime indiscrezioni che poi non hanno mai avuto vero fondamento, e la gente è stata illusa, possiamo dirlo chiaramente. Adesso sono arrivato a questo discorso arabo, gruppo Tamima Shoes, come dice la parola stessa, parliamo sempre di calzature, ma in realtà questo gruppo è una branca del gruppo Tamima. Il gruppo Tamima non si occupa solo di calzature, ci riferiamo anche a un discorso immobiliare, di costruzioni, ambito alberghiero, e quindi stiamo seguendo questa pista da circa un mese. Mi risulta che siano stati anche effettuati i primi approcci in mattinata con l'amministrazione comunale, e nei prossimi giorni questo gruppo emetterà un comunicato stampa. Ok. Questo in sintesi il discorso. Che poi preluderà un'eventuale manifestazione di interesse e quindi a un'eventuale partecipazione al bando. Sì, ecco, quando questo, sarà la data X, sappiamo certo, tutti certo, qual è. Sappiamo certo. tutti che c'è un consiglio federale datato 18 maggio, almeno dovrebbe essere quella la data del consiglio federale. Poi naturalmente nel momento in cui la federazione avrà risposto alla richiesta formulata dal comune di iscrizione di una squadra calcistica rappresentativa della città di Catania al campionato di Serie D, a quel punto poi uscirà il bando. È importante sapere se il Catania effettivamente ripartirà dalla Serie D, come credo e spero, e a quel punto si darebbe il là alle manifestazioni di interesse, certo. E una di queste dovrebbe arrivare proprio da questo gruppo. Certo, certo, assolutamente sì. Daniele Loporto, c'è stato riguardo a un susseguirsi di voci anche riguardo al discorso annoso, perché di Torre del Grifo si parla sempre da anni, bene e male, sia per un discorso di curatela che debba assegnare a un unico soggetto tutta la gestione, perché ci sono delle spese che non potrebbero essere frazionate o quantomeno comporterebbero molte difficoltà nel riconoscere ad ognuno la giusta
quantizzazione della, della spesa da effettuare, sia perché c'è un'altra voce che pare che il bando del comune possa prevedere non Torre del Grifo in quanto non ricade nel proprio confine, ma un eventuale soggetto, un'eventuale preferenza a un aggiudicatario del bando che abbia un centro sportivo dove allenarsi. Ecco, sono girate un po' queste voci. Qual è il tuo pensiero un po' sulle due tematiche, che sono, diciamo, diverse, ma poi hanno Torre del Grifo come nocciolo comune? Una parentesi iniziale, senza entrare nel merito della vicenda, desolando dalle vicende strettamente calcistiche. Quando si parla di Dubai, molte volte si pensa che sia un universo parallelo. Dubai è una realtà economica nella quale imprese italiane hanno grandissimi interessi, una realtà economica nella quale imprese, professionisti e manovalanza siciliana e catanese hanno lavorato e lavorano tantissimo. Quindi non stiamo parlando di Marte, di Mercurio, di Giove, di Saturno, stiamo parlando di una realtà economica che è molto più vicina alla Sicilia e all'Italia di quanto si possa pensare. Quindi queste voci possono avere una loro coerenza, senza entrare nel merito attualmente delle informazioni, questo come scenario complessivo. Per quanto riguarda Torre del Grifo, io lancerei invece una provocazione, se mi permette Vincenzo, un po' anticipando e un po' comprendendo la domanda che mi fai. In altri tempi storici, con naturalmente non possiamo affrontare questo aspetto con un comune in dissesto, con una città metropolitana che sostanzialmente non esiste a Catania come non esistono più in Sicilia da diversi anni. Però anni fa un immobile, una struttura polisportiva, polivalente, polifunzionale come Torre del Grifo sarebbe stata probabilmente nel mirino di qualche ente locale o sarebbe stata suggerita all'acquisizione di qualche ente locale. Innanzitutto per evitare il deperimento della struttura, del valore immobiliare, di tutti gli impianti, tutto ciò che c'è. E poi perché non dimentichiamo che la scelta di aver realizzato quella struttura proprio in quel punto serve un bacino d'utenza abbastanza ampio che comprende diversi comuni, quindi non è soltanto e non era soltanto funzionale al calcio Catania, per cui sarebbe una struttura, ribadisco, purtroppo col comune in dissesto. Anzi il comune di Mascolucia aveva proprio una convenzione, no? Per godere della scontistica per i propri ragazzi. Esatto. Sì. Quindi vediamo quello che sono, io non sono esperto di diritto fallimentare, non so quali sono le coordinate, i limiti di azione dei curatori fallimentari, ma sicuramente va fatto appunto un'operazione che garantisca anche la struttura, oltre che in termini economici, di possibilità di reddito per risarcire i creditori e tutto quanto, che resti insomma viva, vissuta e vivibile. E per quanto riguarda la tua domanda era sull'esistenza di un eventuale centro sportivo. Non so quali sono le altre società, non credo che ce ne siano altre che abbiano a disposizione. No, sul fatto che eventualmente potesse essere titolo preferenziale nel bando, il fatto che la società aggiudicatrice possa disporre di un centro sportivo dove far allenare le proprie società. Il rapporto dovrebbe essere fra la nuova società e i curatori fallimentari e si creerebbe una triangolazione che non so fino a che punto in termini pratici può essere, però visto che si parlava di gestione immobiliare potrebbe anche fare parte di questo aspetto. Però ricordiamoci e lo sottolineiamo per l'ennesima volta, il capitolo fallimentare Torre del Grifo è uno, il nuovo calcio Catania, diciamo così per semplicità, è un'altra cosa, non c'è nessun diretto collegamento allo stato attuale, né in termini fallimentari né in termini sportivi, fra il nuovo che nascerà, che ci auguriamo possa nascere al più presto con le gambe ben robuste, e la struttura Torre del Grifo. Potrebbe essere un elemento probabilmente preferenziale o aggiuntivo, ma questo non è al momento assolutamente vincolante. Non è anche collegabile, certamente, fra le due cose. Sabina, penso che hai, se possiamo estrapolare due o tre messaggi. Sì, qualcosa sta arrivando. Sì. Francesco Mascari ci scrive: prima di far uscire certe notizie avete contattato il gruppo Tamima. Il passato non ha insegnato proprio nulla e ancora gli intermediari possono dire quello che vogliono. Bisogna sentire direttamente le aziende. In passato di questi intermediari ne sono passati parecchi e sappiamo com'è finita. Come sempre ci saluta il nostro amico Papero Rossazzurro, le mandiamo tanti baci perché lui me ne manda tanti. E poi Ada Testoni scrive, sempre per parlare di Torre del Grifo, magari qualche imprenditore che non vuole investire obbligatoriamente sul centro pedemontano si allontana. Potrebbe verificarsi una cosa del genere?
Ma non c'è l'obbligo, sì. L'abbiamo detto 15 secondi fa, sono due cose assolutamente infatti distinte e separate. Desideravo, Livio, vuoi rispondere al nostro telespettatore che ci ha un po' bacchettato? Io vediamo un pochettino di rispondere con garbo, perché così è giusto. Assolutamente sì, io come ho detto in premessa... No, noi le bacchettate le prendiamo, però poi cerchiamo anche di essere tranquilli. Poi cerchiamo di stare tranquilli, infatti. È comprensibilissimo lo stato d'animo dei tifosi, certo. Perché dopo tante amarezze, delusioni, notizie fasulle... o trattative morte sul nascere, è comprensibilissimo che in questo momento la tensione sia alta. Io dico soltanto che nei prossimi giorni questo gruppo emetterà un comunicato stampa ufficiale. Quindi ora leggeremo con attenzione il contenuto di questo comunicato. Giusto. E naturalmente noi continuiamo a fare tutti gli approfondimenti del caso. È una pista che... stiamo seguendo come struttura redazionale da un mesetto. È chiaro, non è facile incastrare tutti i tasselli, però io credo che nel momento in cui comincerà anche ad uscire un comunicato stampa ufficiale, quindi cominceremo ad avere un quadro un po' più chiaro della situazione. E non ci dimentichiamo che chiaramente per inviare una manifestazione di interesse bisogna conoscere il bando, perché è chiaro, bisogna capire il Catania ripartirà da una Serie D, come è probabile che sia e come auspichiamo naturalmente, se si ripartirà dal campionato di eccellenza. Bisogna capire anche quali sono i costi, perché l'importo minimo eventuale Serie D 300.000 euro, non è detto che sia 300.000 euro, perché ricordo che il Palermo costò 1 milione di quasi euro, un milione, sì. Quindi voglio dire, bisogna poi anche capire bene questi discorsi, questi meccanismi. Hanno chiesto 350.000 euro a San Benedetto del Tronto, quindi figuriamoci. Quindi appunto, già sono andati anche lì oltre il minimo. È molto probabile che anche in questo caso ce lo dobbiamo aspettare. Si andrebbe oltre il minimo. Sicuramente. Catania paga il fatto di essere Catania. In questo caso sì. Ecco. Enzo Stroscio, FIGC attesa il 18 maggio Consiglio federale, quindi Gravina dovrebbe finalmente mandare questa lettera in risposta alla PEC del Comune di Catania, dove dà eventualmente lo sta bene, come tutti auspichiamo, per questa Serie D, no? Dando possibilmente anche l'importo proprio l'importo pecuniario dell'extra da pagare per questa iscrizione eventualmente in sovrannumero. Poi naturalmente la palla passerà al comune e poi alle eventuali intenzioni degli investitori, no? Ma proprio per il Catania Calcio non è che è risolto il problema con 300.000 euro. 300.000 euro o meno o più servirebbero solo per onorare l'importo che stabilirà la FIGC. Ma il problema non è questo, il problema è che Catania è un indotto, Catania... deve ricostituire il patrimonio dei ragazzi, della squadra femminile, della Beretti, quindi l'investimento è molto di più di un, avete ragione quando avete parlato del Palermo che aveva messo 1 milione nel mezzo, e tante ce ne vogliono su per giù per partire da una D propositiva. Se una D è solo per farsi le partitelle, ma non è cosa per il Catania, quindi qualunque società che arrivi, si parla di una società italo-americana, di catanesi in America, che sono interessati, che si stanno un po' informando, si parla di altre realtà, ma ricaschiamo nello stesso errore dei bandi poi rimasti vuoti. Cioè, qui si tratta di fare un investimento, è chiaro che tolto il peso di Torre del Grifo, che è un peso che si può rivalutare in altra sede, si deve partire perlomeno con un'impostazione economica abbastanza valida. Sì, direttore, abbiamo un messaggio di Salvatore D'Urso che lamenta il fatto che su Sky e su Blu non riesce a vedere il segnale. In HBBTV. È perché lui ci segue da fuori, se non ricordo male. Deve avere una Smart TV, che sono ormai le televisioni del futuro. Va bene,
Ci sta comunque seguendo su Facebook, chiaramente i mezzi sono tanti, come hai detto prima. Non so, Vincenzo, sì, se posso fare. La Smart TV è importante, questo lo devi dire, lo dobbiamo dire. La Smart TV è assolutamente importante, ormai la TV del futuro, sicuramente. Significa una televisione collegata a internet. Ecco, ecco, sì. E a proposito di lo stesso, sì, Mascali, ti chiede, ah, proprio chiede, dice: sempre chiedete lui a Giannotta, se ha contattato la Tamima. A parte che naturalmente abbiamo le nostre fonti, non svelo le mie fonti, però è giusto, chiaro che stiamo cercando di approfondire tutti i dettagli di un discorso che è stato portato avanti. Chiaro, certo, che ricollegandomi al discorso del direttore poco fa, chiaramente l'investimento non si limiterebbe al milioncino di euro, ma da quel che so la cifra è compresa tra 3 e 4 milioni di euro per affrontare la gestione del campionato 2022-23, sì, quindi veramente al primo anno 2 milioni li possiamo mettere assolutamente sul piatto. Quelli, per un buon, ma per sì, un buon campionato sicuramente, beh, sì, è chiaro, ma Catania è una piazza che deve puntare a vincere il campionato, se non ci sono poi, il campionato poi consideriamo tutte le trasferte da fare e consideriamo che arriveranno sino alla Campania come al solito. Sì, sì, certo, sì, purtroppo ai noi c'è anche questo, sì, discorso da portare avanti per l'allestimento della rosa, ci sono anche là, certo, dei costi chiaramente da sostenere in sede di calciomercato, poi lì discorso dei giovani, perché credo più o meno l'80% delle rose praticamente è composta da giovani, e lì devi affidarti chiaramente a giovani. Diciamo che c'è un obbligo, diciamo che c'è un obbligo di almeno 8 elementi, perché 4 devono scendere in campo e 4 devono restare. Quindi, se per assurdo tu dovessi sostituire tutti, ce ne vorrebbero 8. Ma con 8 fai poco e niente, perché fra infortuni, squalifiche e quant'altro, esatto, diciamo che una rosa di una dozzina di elementi di ragazzi dal 2001 al 2004 è assolutamente necessario. Assolutamente sì, sì. Bisogna resettare e ripartire da zero. Bisogna avere più opzioni per lo stesso ruolo a parità di categoria. Infatti. Esatto, esatto, esatto. Diciamo che per Catania deve essere e sarà certamente una ripartenza, un reset sotto tutti i punti di vista. Quindi l'auspicio è che poi queste manifestazioni di interesse si andranno a concretizzare, perché non potranno concretizzarsi adesso che ancora non conosciamo la risposta ufficiale dei vertici FIGC. Quello naturalmente arriverà intorno al 18 maggio, così sappiamo, e quindi ritengo che a fine maggio ci possono essere importanti novità anche sul fronte bando e quindi l'eventuale aggiunta del discorso legato all'azionariato. Quello poi è un altro discorso che magari, certo, Vincenzo avrà modo di affrontare, certo, successivamente. Scusa Vincenzo, c'è sempre Salvatore D'Urso che dice che lui è in possesso di una Smart TV, quindi se cortesemente gli puoi ripetere i canali, gli fai un favore. Salvatore da Locri. Allora, i canali sono Blu TV Nazionale, che è 251, e Telerente, che è canale 15, per quanto riguarda la Smart TV. Okay. Però essendo che lui è in Calabria, io non so se magari c'è qualcosa che cambia, non so, Enzo Stroscio. No, sono no, quello quelli, sono quelli. Deve, perfetto. Deve entrare dentro l'HBB TV. Perfetto, hai avuto il suggerimento del direttore del network. Blu, che è il nostro canale. Perfetto, quindi sei arrivato alla fonte dell'acqua proprio, se hanno il dubbio, nostro direttore che ha parlato. Possiamo sentirci telefonicamente. Ok, ok. Tino La Vecchia, tante cose che girano, tante novità che si sono affacciate, novità, saranno novità quando saranno un punto fermo, diciamo tanti rumor che sono girati. Cosa percepisce il tifoso in questo momento a tuo modo di vedere, Tino? Beh, innanzitutto vorrei tranquillizzare Francesco Mascali. Se la notizia è uscita, bisogna vedere da dove è uscita, e merita fede chi l'ha fatta uscire. E quindi aspettiamo il 18 maggio. E quindi tranquillizziamolo che non è una notizia così tanto per farla uscire. E cosa percepisce il tifoso? Il tifoso ha una grossa delusione. È andato a finire al lupo, non si crede più a niente ed è normale. Il fatto che il Catania riparta dalla Serie D non ci dovrebbero essere assolutamente problemi. E la squadra chiaramente deve vincere il campionato. Non sarà facile, ci vorranno 3 e 4 milioni di euro per vincere questo campionato. E un gruppo serio dovrebbe
completare la missione e far ritornare Catania in Serie C. Per quanto riguarda i giovani, è chiaro, ce ne vogliono almeno 12. Una squadra che si rispetti deve avere 24 elementi, due per ruolo, 12 giovani. E non trascuriamo che il Catania già aveva dei giovani dentro il vecchio Catania, il Catania che è fallito. Sì. E si potrebbero anche recuperare da questo qualcosa, sì, qualcosa che magari si potrebbe recuperare. Cioè, non certo quelli quindi che erano diventati. Aspettiamo con pazienza questo 18 di maggio, ne abbiamo viste tante ormai. Aspettiamo con la speranza che si possa rinascere. Assolutamente sì. E allora, Filippo Solarino, è arrivato il tuo turno, scusa questo lungo estenuante giro, siamo arrivati a te finalmente. E allora, Filippo, durante la settimana si è parlato ancora di più di questo tema dell'azionariato popolare, della possibilità dell'azionariato popolare, perché ricordiamo che in ogni caso è assolutamente dipendente dal volere della società. E sarebbe meglio che tutto questo sarebbe scritto già nel bando, perché la società lo faccia. Ecco. Ricordo che in tempi non sospetti, era il 2015, fosti uno dei primi, no, a parlare all'epoca di azionariato popolare, non ci fu non ci furono tanti proseliti, era un tema difficile all'epoca, temo che sia un tema difficile anche oggi. Sì, non è un tema affatto semplice, diciamo che nel 2015 quando ne parlammo, tra l'altro ne parlammo invitando a Catania Pippo Russo, che è editorialista sia di Repubblica che del Fatto Quotidiano ed era allora un dirigente dell'associazione nazionale che si occupava appunto del finanziamento dell'azionariato popolare, ci fu l'incontro a Catania, peraltro in una giornata un po' particolare, perché dopo 20 giorni in cui si era pubblicizzato dai tifosi questo evento, guarda caso, lo stesso giorno, alla stessa ora, l'allora presidente pensò di mettere la sua conferenza stampa in cui spiegava tutte le belle cose che aveva fatto nei mesi precedenti. Parliamo chiaramente di luglio del 2015. Fu un'occasione quella in cui noi volevamo anche comunque svegliare i tifosi e far capire che ci voleva un organo di vigilanza nel 2022. Oggi siamo in tempi di calcio privato e privatizzato. Oggi siamo in tempi in cui il tifoso purtroppo conta sempre meno, per cui dal mio punto di vista, se quello di cui ho sentito parlare in questi giorni, ho sentito parlare della cordata di, non di una cordata, perdonatemi, un comitato promotore, anche se queste parole un pochettino... Questo comitato promotore un pochettino ci fa... Io tenderei a fidarmi di una persona una persona che darebbe garanzie di legalità come l'avvocato Trantino. Certo, non ci piove. Su questo non ci può piovere, o dello stesso avvocato Ingrassi o di Scuderi. Su questo non ci piove. Il discorso appunto è cercare di vigilare, a mio avviso. E quindi su questo sono d'accordo con loro, se lo scopo è vigilare. Il discorso di azione popolare, secondo me, adesso, proprio adesso, è prematuro? Perché occorre vedere chi arriverà, perché poi il nostro auspicio, quello di tutti quanti, è che sia un imprenditore forte, così forte da poter fare anche a meno, se si vuole, dell'azionariato popolare. Capisco. Per cui se in questo momento si parla di comitato, di vigilanza, io sono d'accordo, anche perché il Catania, la fine del Catania 46 è dovuta, a mio avviso, anche a un'assenza di vigilanza da parte dei tifosi. Noi per 8 anni ci siamo fidati di tutto quello che c'era propinato dai personaggi, da certa stampa, da certi politici e da tutto, e quindi ci siamo sempre fidati. Da questo punto di vista io capisco che oggi i tifosi non si fidino più, vorrebbe anche dire che la lezione non c'è bastata. E quindi adesso speriamo che ci sia un imprenditore talmente forte da... Noi vorremmo, penso tanti di noi, un imprenditore che scenda più a compromessi con nessuno, che crei una squadra forte, che veramente che tagli tutti i nodi col passato di gente che si è avvicinata al Catania più per interessi personali che per l'amore per la squadra. Per carità, il calcio è stato sempre e sarà sempre in mano agli imprenditori. Massimino, che tanto sanniamo, era un imprenditore, però ci vuole anche un limite. I tifosi, a mio avviso, devono continuare ad avere un occhio sulla squadra che eviti
quello che abbiamo dovuto vedere in questi anni e che è finito tutto da poco. Molto chiaro, Filippo, bene, d'accordo. Vincenzo, sì, prego, Enrico Sabina. Borbone ci scrive: ma veramente credete che a Catania sia possibile fare l'azionariato quando l'80% prende il reddito di cittadinanza? Siamo realisti. Ed è ancora, non so, magari lo anticipo, però certo. Perché Tino La Vecchia sì. presenterà un bel evento, quindi ci chiedono, sì. anzi ce lo chiede esplicitamente Papalo Rosso Azzurro, vorrei chiedere a Tino La Vecchia dove sarà presentato il libro, grazie. Mi ha bruciato, bravo Papalo che mi hai bruciato. Ti ha bruciato il Papalo. Mi ha bruciato il Papalo, hai visto? Eh sì. E allora diciamo a Papalo che ci dovrà vedere tutta la trasmissione perché esatto. poi io lo farò dire ecco. a Tino. Esatto. Va bene. Grazie Papero. E allora, sì, per rispondere dunque a quella, voglio dire, alla fine una cosa poco lecita come quella che è stata in maniera ignominiosa chiamata la colletta, alla fine si sono raccolti 130.000 euro in pochissimi giorni. Cioè davvero una cosa, quindi qua non c'entra il discorso del reddito di cittadinanza, c'è da dire, ci sono da dire tante altre cose, tipo che quando ci si lega a una compagine azionaria bisogna nel tempo essere presenti e corrispondere, cioè se ci sono aumenti di capitale sarai chiamato più volte ad essere presente sul campo, quindi ecco ci sono tante altre cose da spiegare che poi però al momento giusto c'è questo comitato che si è proposto, più volte l'avvocato di Grassi ha detto che stanno affidando tutto a un notaio perché venga redatto un regolamento, uno statuto, quindi ci saranno tante altre cose da approfondire che certo. faremo in maniera assolutamente puntigliosa. A te chiedo Livio di ma aggiungere no. qualcosa riguardo questo discorso e poi anche Daniele, Enzo e Tino e poi chiudiamo il discorso azionariato. Aggiungo semplicemente che quando il tifoso del Catania è stato chiamato a tirare fuori davvero l'orgoglio e tu hai fornito un esempio chiaro e lampante, la gente ha risposto presente. Mi incuriosisce vedere come la città risponderebbe di fronte a questa iniziativa che secondo me è interessante soprattutto nell'ottica, come diceva Filippo, di vigilanza, come sì. strumento di vigilanza. Mi trovo perfettamente d'accordo, ci sono persone serie che hanno deciso di portare avanti, insomma, hanno preannunciato che porteranno sì, avanti questo discorso, questa sì. iniziativa, poi vedremo se effettivamente dal bando risulterà come infatti, condizione l'inserimento dell'azionariato. Io credo che ci siano buone probabilità che questo accada, anch'io, è successo anch'io. Ad altre realtà importanti, quindi non vedo perché a Catania questo discorso non si possa fare, concretizzare. Non si possa concretizzare, sicuramente. Daniele, anche tu un sì, tuo alcuni, flash? Sì, alcuni flash. Intanto l'azionario popolare non lo hanno fatto e non lo faranno soltanto a Dubai, tanto per ricordare una meta lontana, ma l'hanno fatto ad Acireale, sono circa 15 km di distanza e l'hanno fatto. L'hanno fatto Enna. E quindi non dobbiamo andare chissà dove. Secondo, l'osservazione che fa il nostro telespettatore è che a Catania tanti percepiscono il reddito di cittadinanza. A Catania sono 62.000 le persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. E non è l'80%. L'altro giorno ne sono state denunciate 396 perché percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Quindi il reddito di cittadinanza non è l'equivalente di essere povero. In molti casi equivale a essere disonesto, che è una cosa ben diversa. O essere oggi, il furbetto del quartiere. Oggi hanno denunciato una signora che gestiva tre case di appuntamento, permettetemi di andare sulla ecco, cronaca. Qui c'è la funzione di cronista di Daniele che sta uscendo e percepiva fuori. Il reddito di cittadinanza. Certo, povera non era gestendo no, tre ritengo case di appuntamento. Ritengo di no, anzi. Quindi al di là della cronaca. Altro aspetto, azionario popolare non vuol dire che noi quattro mettiamo 10.000 euro a testa, vuol dire che noi quattro mettiamo 100, 200, 300 euro, chiaro, questo è chiaro. L'azionariato popolare, quindi non stiamo parlando di chissà quali cifre. Ultima considerazione, tanto sono perfettamente d'accordo e mi sorprendo con Filippo Solarino per quello che ha detto prima, naturalmente scherzo perché siamo spesso d'accordo. L'azionariato popolare deve avere un compito di vigilanza e di controllo. Non dobbiamo immaginare che il 97% del capitale chiaro. Deve essere raccolto con la colletta fra i tifosi. Chiaro. L'azionario popolare può essere il 3, il 5, il 7, il 10%. Giusto. È una, appunto una quota di controllo, non di sostegno o di garanzia assoluta per l'imprenditore. Quindi l'imprenditore forte ci vuole quel controllo da parte di persone per bene,
che non utilizzano il reddito di cittadinanza per fare l'azionariato popolare, permettetemi la battuta, è che controllino i bilanci del Calcio Catania, come si chiamerà la nuova società. Quindi questo per chiarire. Altra cosa è l'azionariato diffuso, ma forse se apriamo questo capitolo non ci capiamo più. Quindi fermiamoci all'azionariato popolare, che credo che Catania debba e voglia fare, proprio per dare una risposta, anche perché, e concludo, se viene un imprenditore da Dubai o dal Varesotto, l'azionariato popolare ha anche una funzione, permettetemi di dire, di emotiva, di passione, oltre che di controllo, per dare un'identità catanese alla nuova società. Quindi ben venga, io ne sono un assoluto fautore. Poi sarà il 3, il 5, il 7, il 10%. Chiaro, assolutamente è corretto dire, ma ovviamente siamo in attesa di leggere regolamenti, statuti e quant'altro che normeranno tutti questi aspetti, assolutamente. Fra l'altro, riguardo al discorso della quota, io ricordo che quello originario del Parma, il bando originario del Parma, che è stato uno dei più proficui qui nel sistema Italia, prevedeva due categorie di azioni, l'azione A e l'azione B. L'una aveva diritto di voto, l'altra non aveva diritto di voto, perché l'una era una quota più consistente di almeno 500 euro, mentre l'altra era una quota che poteva essere 100, 200, 300, 400, perché da 500 scatta il diritto di voto. Quindi ci sono tante cose di cui si parlerà, considerando che Parma ha una ricchezza, sicuramente diffusa, probabilmente sicuramente percepiscono meno il reddito di cittadinanza. Assolutamente, questo sono d'accordo, caro Daniele. Vincenzo, ancora Enrico Borbone, oggi Enrico Borbone... dateci una società che ci renda orgogliosi e non ci sarebbe bisogno dell'azionariato. Si riferiva all'Oporto, mi riferisco proprio a quelli. Non so, ora siamo andati avanti riguardo al fatto del reddito di cittadinanza. Probabilmente sì. In Serie C facevamo ore di fila pur di pretendere un biglietto. Un biglietto. E ancora, questo cambiamo un po' discorso, Giulia Castro ci scrive: il primo pensiero va a Baldini e dal suo operato a Vicenza. Sì, stiamo guardando quello che fa con tanto interesse e tanto piacere, sicuramente. Enzo Stroscia, anche a te due parole sul discorso azionariato. Allora, probabilmente lunedì prossimo saremo molto più precisi, perché avremo forse degli ospiti che parleranno di questo problema in modo più tecnico e molto più preciso. Il comitato Catania Rossa Azzurra non si sostituisce a nessuno, ma è solo uno sprone, un motivo per dare un'impronta su questa azionata popolare, che tra l'altro pare che sia fra 2 o 3 anni sarà obbligatorio in Italia. E non penso che squadre inglesi o squadre spagnole come Barcellona, Real Madrid o lo stesso Bologna o altre squadre siano così peregrine da non averlo fatto. Ci sarà un motivo, no? Ed è un motivo anche di equilibrio. Gli stadi pieni, è importante che ci sia un grosso patrimonio, tra l'altro, e che qualunque società si avvicini può trovare nell'azionato popolare non un ostacolo, non debba avere paura, come qualcuno mi ha detto: ah, ma se viene un imprenditore poi non vuole ostacoli nel mezzo. Non sarà mai un ostacolo, perché in quota percentuale poi si stabiliscono se ci sono delle rivalutazioni economiche, ma non si può spaventare, ma avrà un motivo in più per avere vicino le curve, per avere vicino i tifosi, i club del Catania Calcio, di come si chiamerà, ovviamente. È un motivo in più per avere una città molto più vicina e molto più solidale. Quindi paura nessuna, ma questo comitato per la Catania Rossa Azzurra ci sarà nel momento in cui i giochi sono fatti, ma è ovviamente non sarà né un filtro né, o meglio, non un blocco, no, ma sarà semplicemente un amore per la città, fatta tra l'altro da grandi personaggi, e qualcuno sarà magari vicino, in questo momento è presente qua in trasmissione, per l'amore del Catania faranno in modo tale che ci sia veramente un link, una liaison tra tutti i tifosi, che vorranno fare poi, se si può fare ovviamente, perché non è detto che si faccia, bisogna vedere se si accetta l'azionario popolare, e il futuro compratore della squadra, che avrà nella città di Catania un motivo in più. Bene, riguardo a tutto questo aspetto, completo dicendo che oggi dovevamo sentirci anche con Fabio Pagliaria, che però purtroppo alle 19.30 aveva un impegno pregresso.
per motivi tecnici non siamo riusciti, indipendenti dalla volontà di Pagliara, non siamo riusciti un po' a trovare il bandolo della matassa, ma sicuramente lo invitiamo per la prossima occasione. Per la prossima volta ci sarà. Perfetto, che sì, già gli ho fatto la proposta e quindi sicuramente lo avremo, anzi ad implementare questo discorso sicuramente. Dimmi Sabina. Sì, allora Alberto Maugeri, che generalmente ci scrive sulla linea WhatsApp, oggi invece ci ha scritto sul muro di Calcionate, carino. La botta dello scorso 9 aprile ancora si fa sentire, attendiamo cosa dice la FIGC il 18 maggio. Un abbraccio amici di Calcionate, ci segue grazie, sempre. Grazie, ciao grazie. Alberto. Tino, due parole per te anche per quanto riguarda l'azionariato popolare e poi passiamo di nuovo la palla a Filippo. Sì, ma avete spiegato tutto in maniera perfetta e concordo con tutto quello che avete detto, ci mancherebbe. Avete sottolineato che Catania non ha assolutamente l'80% che percepiscono il reddito, infatti a me non risulta, e non risulta nemmeno che sia fra le 20 città più povere d'Italia. È una cosa fattibile l'azionariato popolare. E Enzo, l'editore, ha ben descritto e stessa cosa a Daniele, quindi io non ho nulla da aggiungere se non condividere in pieno quello che avete detto su bene, grazie argomento. Grazie Tino, grazie. Filippo, in questi giorni tu sei uno di quelli che noi chiamiamo amabilmente gli storici del Catania, no? In questi giorni spero che tu mi stia sentendo perché non ti vedo più. Sì, scusami. Ti sento, va bene, comunque ci stai sentendo. In questi giorni stiamo continuando a pubblicare un lavoro che è frutto della collaborazione fra voi di Tutto Catania Minuto per Minuto, quelli del 46 e calciocatania.com, ovvero la formazione ideale del Catania di tutti i tempi. A ogni uscita puntualmente ci sono le critiche di tutti quelli che non vogliono il personaggio prescelto, no? Ricordiamo, abbiamo Vavassori in porta, poi Alvarez e Vargas esterni bassi e la coppia centrale fatta da Stovini e Le Grottaglie, se non ricordo male, giusto Filippo? Esatto. Tengo a precisare che eravamo in quattro e questo lavoro è stato fatto in quattro. Perfetto. Per cui alla fine il risultato è quello. Io per esempio con un paio di ruoli finali non ero tantissimo, ma in ogni caso è certamente una formazione all time di tutto valore. Ecco. Ricordiamo che sarà un 4-3-3 classico, ci saranno anche il miglior allenatore, il miglior presidente, certo, e una simpatica iniziativa condotti da tutti, così come altra iniziativa, quella lì che porta alla richiesta al Comune di Cicastello di una targa in ricordo del povero Luciano Limena, che quindi abbia finalmente un punto dove un attimo raccoglierci preghiere e ricordare questo grandissimo giovane che veniva da Torino. Sì, tra l'altro dal Torino, zona, non è di Torino. Sì. Una curva della Scogliera, che dove tra l'altro c'era prima una croce segnalettica che lo ricordava, poi credo un 30 anni fa venne rimossa. Sì. E quindi è un omaggio dovuto a questo ragazzo sfortunato, ma anche bravissimo, era certamente una grande speranza del calcio italiano. Peraltro, peraltro è proprio la seconda scelta dopo Vargas, se non ricordo male, Limena proprio messo fra parentesi come sì. Esatto, come la seconda scelta di Don Vargas. Infatti, Filippo, a te che hai sotto mano tutto l'iter storico del Catania, no? A partire dalla fondazione storica del 29 sino ai giorni di oggi, mi sintetizzi quali sono i tre momenti più belli di tutta la storia del Catania, a tuo parere, e quali sono i tre momenti più brutti? Diciamo che in questo c'è anche da fare una sintesi tra quelle che sono la storia vera e propria e poi la sintesi anche delle nostre emozioni, perché magari certo, giustissimo, perché non coincidono, è chiaro. Quelli più belli. Certo hai un quadro più completo rispetto a tanti di noi, sicuramente hai una gamma importante di eventi. Partiamo da quelli brutti, così parliamo. Sì, bravo, bravissimo, bravissimo. Solo tre tra quelli brutti. Solo tre. Esatto. Diciamo appunto che chi non è un tifoso delle strisciate ha tanti momenti brutti. Quindi in realtà noi probabilmente nella nostra storia abbiamo avuto più momenti brutti che belli. Ma insomma è un po' il destino di chi sceglie proprio spesso, anche come scelta di vita, di fare per una squadra che non va per la maggiore, ma che è la squadra del tuo cuore, quella che tuo padre da piccolo ti ha fatto vedere, che ti è rimasta dentro.
Sì. Per me il Catania è questo essenzialmente. Io devo molto a mio padre, sono diventato tifosi del Catania perché a 7 anni mi portò allo stadio e non so se oggi tanti bambini hanno questa fortuna, ma infatti non ammainare la bandiera rossa-azzurra serve a questo. Sì. Io ho visto che in tanti sono tornati sulla loro decisione perché in tanti avevano detto no, senza matricola noi non torneremo allo stadio. Sono contento che ci abbiano pensato perché alla fine è la squadra della nostra città, quella dove comunque tra gioia, dolore e altre cose noi abbiamo scelto di vivere, quindi non possiamo pretendere che non si lasci un'eredità ai nostri figli. Allora, andando ai momenti, sì. Io credo che il primo momento brutto sia quello del caso Scaramella del 55. Mm. Il famoso caso in cui il Catania, pur essendo arrivato al suo primo campionato di A al decimo posto, viene retrocesso per una situazione di, diciamo, di pagamenti sottobanca a un arbitro, di cui in realtà il Catania fu più vittima che complice, perché quest'arbitro ricattò un dirigente del Catania. Sì. Tra l'altro, quando accadde tutto questo, pensate, il Catania era il girone di ritorno, il Catania era la settima in classifica, per cui non esistendo le coppe europee noi avevamo già raggiunto il nostro obiettivo, che era di salvarci, e quello fu un momento brutto perché nonostante il primo grande campionato di A, una squadra che era capitanata da un fuoriclasse di valore europeo come Hansen danese, e fummo retrocessi immediatamente nonostante l'ottimo posizionamento in campionato. Chissà, magari senza quella retrocessione avremmo fatto tutta un'unica tirata in asina al 66. Infatti, certo. È una cosa che non si può escludere. L'altro momento brutto, chiaramente, è il 31 luglio del 93, perché è un momento soprattutto di una grande ingiustizia. È quella che poi, non c'è dubbio, anche negli anni successivi ha fatto del Catania una squadra che era contro il palazzo. Si è stati tifosi del Catania anche perché si era orgogliosi di rappresentare una storia diversa. Poi in realtà purtroppo gli accadimenti degli ultimi 10 anni ci hanno tolto questa bandiera in un certo senso, e in questo senso noi siamo stati le vittime. Però quel 31 luglio 93 fu bruttissimo. Ci ritrovammo dopo qualche anno di C non eccezionale a ripartire senza, grazie alla tenacia di Massimino. Sì. Perché un altro non l'avrebbe fatto, ecco, questo ce lo dobbiamo dire, perché era una battaglia giuridica incredibile. Incredibile, sì. Sì, davvero incredibile. Naturalmente il terzo momento è quello che abbiamo passato tutti ad aprile. Diciamo che adesso noi saremmo anche in credito di bei momenti, per cui io direi che questi tre a mio avviso sono stati peggiori. Certo. Cioè, nel senso, mettendo anche sul 22, cioè attenzione, sul fallimento di aprile, mettiamo però i treni del gol, nel senso che in fondo quello che... Diciamo che è una partenza, no? Diciamo che è una partenza di tutto questo periodo nero, sicuramente. Quel treno parte a luglio del 2015. Esatto. Io ricordo quel giorno di mattina, vedere al TG nazionale alle 7:30 del mattino la notizia, infatti, mi è gelato il sangue, anche perché poi ho capito dove saremmo finiti. Lo avevamo capito, anche quelli che lo negavano. Quindi, come momenti brutti, credo che questi possano bastare. Scusami un attimo, Filippo, prima di dire i momenti belli, forse c'era Sabina che voleva inserirsi con qualche domanda. No, di qualcuno? No. Capisco bene se sia uno scoop oppure una cosa ironica. Praticamente il nostro amico Antonio ci contatta sulla linea WhatsApp, ci scrive: dottore La Corte, la nuova società da Tamima farà conferenza stampa all'Hotel Nettuno. Saluti, vabbè. Antonio. E poi vabbè, scrive ancora, questo lo devo dire: egregi direttori, non pensate che bisogna fare la comparazione costi ricavi del futuro Catania in Serie D al netto della quota di fondo perduto alla federazione? Io penso che la stagione agonistica deve finire quantomeno a pareggio, con una grande raccolta di biglietteria, abbonati, sponsorizzazione e cartellonistica. Se non ci sarà questo, bisogna chiudere bottega prima di iniziare. Antonio. Sono d'accordo con Antonio, infatti la FIGC chiederà che a fronte di un'eventuale perdita, quali sono le poste che possono compensare questa perdita del primo anno, perché è chiaro che ci sarà una perdita nel primo anno di gestione. Quindi la FIGC chiederà, pretenderà che ci sia un business plan che sia soddisfacente nel dire quali poste patrimoniali possano garantire il futuro della società. Uh-huh. Filippo, scusaci, puoi continuare? No, sì, andando ai modelli belli, diciamo, ne ho selezionati tre, come mi ha chiesto. Il primo, che non ho vissuto, la promozione in Serie A del 1960. Sì.
ripetutamente anche quella del 54, ma visto come finì poi l'anno dopo, almeno quella del Infatti. 60 è più Sì, caratterizzante, sì. con una generazione di giocatori eccezionali, veramente una generazione di fenomeni che poi consentì al Catania 6 anni consecutivi di Serie A anche ad alti livelli, e quindi quello è certamente una pietra miliare della nostra storia. Secondo momento, io direi assolutamente, non se, allora, io ho vissuto da ragazzino la promozione dell'83, però quello che ho provato nel 2006, forse perché più da grande, da Certo, maturo e più ovvio, ovvio. consapevole, è stata una grande gioia. È vero. Io peraltro ricordo sia la squadra dell'83 che quella del 2006. Devo dirvi che quella del 2006, a mio avviso, era superiore. Quella dell'83 fu un po' un miracolo di Di Marzio che impostò la squadra in difesa. C'era un grandissimo Mastalli, Cantarutti che faceva da ariete in aria, ma a livello di gioco, il Catania che ci ha fatto vedere Marino, io non so quando torneremo a rivederlo, mi auguro presto. Sì. No, e poi però come terzo, diciamo, momento, che però è accaduto qualche anno prima, il 9 giugno 2002, di cui tra una settimana, diciamo, si ricorderà il 20° Bravo, anniversario, bravo, sì. perché quel pareggio a Taranto ottenuto in quelle condizioni Giustissimo. ambientali impossibili ci ha ridato il calcio che conta dopo 15 anni. 15 anni sono un lasso di tempo enorme in cui eravamo stati costretti a stare tra eccellenza e C1, e credo le lacrime di quel giorno, che io credo che siano state che siano state, insomma, un sentimento provato da tanti. Io penso Comune, che quel giorno comune. tanti abbiano pianto. Grazie E io Filippo per conclusi questo questo. bellissimo excursus. Magari, come dicevi tu, le emozioni non coincidono in tutti, ma sono i tre momenti Certo. belli, sicuramente tre momenti che ricordiamo tutti con un tuffo al cuore, sicuramente. Hai fatto bene, proprio una scelta molto, ma molto oculata, sicuramente. Io a questo punto chiederei a Tino La Vecchia, visto che abbiamo purtroppo per noi dimenticato che c'è un campionato in svolgimento. Poi dovremmo orientarci a capirne di più della Serie D. Ma fammi un veloce sunto, Tino, su cosa sta Sì. Sì, accadendo sui playoff che si sono aperti proprio ieri, no? Praticamente. subito. Prima vorrei dire una cosa a Filippo. Sì. Io, visto la mia età, ho 68 anni, ho vissuto da bambino anche la promozione del 60. Ecco perché preferisco Grani a Stovini, non me ne voglio Lorenzo, ma preferisco Grani a Stovini. E poi ho molto indagato sul caso Scaramella, avremo modo di parlarne. Per quanto riguarda ieri i playoff, squalli delle tre partite del girone A. Innanzitutto precisiamo che su 9 partite hanno vinto solo 2 squadre in casa, il Gubbio 1-0 e il Foggia che ha battuto la Turris 2-0. Girone A partite squallide. La Pro Patria, undicesima in classifica, ha sorpreso il Lecco, ha vinto 2-0. Negli altri 2 incontri 2-0-0 che hanno favorito le squadre di casa. Nel girone B ha rischiato l'eliminazione la Pescara, si è salvato per il rotto della cuffia con la Carrarese 2-2. Nell'altra gara appunto ha vinto il Gubbio e nell'altra l'Ancona Metelica è stata battuta in casa. Il girone che ci interessa di più, il girone C, ha visto salvarsi a malapena il Francavilla, ma veramente a malapena, con il Monterosi, ma non è una sorpresa. L'avevo detto all'inizio dell'anno, il Monterosi aveva stravinto la Serie D, è finita 2-2. Idem per il Monopoli che ha pareggiato 1-1 con il Picerno. La gara più bella, più avvincente è stata Foggia-Turris. La Turris ha colpito 2 pali, ma al Foggia è stato negato un rigore netto e certi arbitri non dovrebbero arbitrare. Poi nella vittoria del Foggia c'è anche un pochettino del Catania, visto che hanno segnato Andrea Di Grazia e Sì, Alessio Curci. Curcio. Nel prossimo turno, per quanto riguarda il nostro girone, il Catania purtroppo, lo sappiamo, ha danneggiato il Foggia, giocherà ad Avellino, se fosse arrivato sesto, a Monopoli contro il Monopoli che è stato battuto andata e ritorno dai Satanelli. Quindi 60% di possibilità per l'Avellino e dico 60 non di più perché il Foggia e mi pare atleticamente molto in forma in questo periodo. E quindi
credo che al di là dell'Avellino o del Foggia, se passerà il Foggia, nessuna delle squadre impegnate nella prima fase dovrebbe avere speranza quando ne resteranno 13 nelle fasi nazionali. Quindi tolgo solo l'eventuale vincente fra Avellino e Foggia. Queste potrebbero essere le mine vaganti, a mio avviso. Bene, grazie Tino, hai fatto una bellissima sintesi, dimmi. Sì, no, volevo ricollegarmi a quanto ha detto Nino, cioè Tino, su Grani. Perché? Perché Grani è uno dei personaggi che manca al Murales. No? Sì. Sì, sì. Si era parlato di completare con il plus 50. Sì, esatto. Tra l'altro Emanuele Rizzo, che è stato, sì, diciamo che è stato colui che ha creato l'iniziativa, noi di tutti il Catania di tutti noi abbiamo dato una mano, aspettava dopo due mesi una risposta dall'assessore Parisi, perché okay, è un iter che deve essere forza comunale, e quindi a mio avviso Grani potrebbe essere il primo dei nuovi volti che si andranno ad aggiungere, sì, ai 50. Ma è un centromediano fortissimo, ci piacerebbe una risposta, era un centromediano fortissimo. Perfetto. Negli anni 60 c'era anche Ferretti molto molto forte. Sì, Ferretti, e anche mio padre diceva che era un giocatore eccezionale. D'altra parte, un centrocampo con Carl Hansen. La prima partita avevo 6 anni quando l'ho vista, perciò sì, ho avuto sta fortuna. Io direi che un giorno possiamo fare una puntata con Tino La Vecchia e Filippo Solarino, e così potranno approfondire anche il caso Scaramella. Sì. Scusate, io se approfitto della vostra simpatia e amicizia. Calcio che non riesco a pubblicare perché è di 700 pagine. Parlo in maniera approfondita di quella stagione, della retrocessione, sì, del Catania e dell'Udinese. Bene, allora seconda per e allora dobbiamo presentarti Alessandro Russo, lo conosci, ma Alessandro, sì, Russo sfronderebbe sicuramente, sì, a destra e a manca, sicuramente. Certo, sì. Perché a caso Scaramella io l'ho approfondito tramite testimonianze degli ottantenni di quel tempo. Ah, ecco. È molto più ingarbugliato di quel che si possa pensare. Bene. Catania non fece nessun illecito. Bene, approfondiremo sicuramente, Dino, molto interessante. Scusate, molto se interessante. Posso chiudere, Catania probabilmente fu vittima di un raggiro di un suo ex presidente e di un suo dipendente. No, non di Michisanti. Michisanti si volle vendicare. Fu vittima di uno che non divenne segretario del Catania. Ne parleremo con calma. Qua ci sono, sì, segreti. No, una spy story. Ci sono qua le segrete di qualche, sì, castello sotto il Massimino. Bene, bene, molto interessante davvero. A Livio vorrei chiedere, abbiamo chiesto a Tino di fare, lui che è una mente lucida e sicuramente sa trarre le file in pochi istanti la fotografia di tutti e tre i gironi, ma quando di parlare dei playoff, Livio, ma quando ti mancano questi playoff? Cioè, noi oggi stiamo parlando del tutto o del niente, fra parentesi, perché ancora non abbiamo elementi per dare dei passaggi ben precisi, ma sinceramente questi playoff ci mancano, vero? Ma intanto questo excursus è stato meraviglioso, certo, quello di Filippo, perché sì, è stato veramente bello. È brutto nello stesso tempo, perché si sono anche rivissuti i momenti più difficili. Infatti ha cominciato con quelli brutti. Sono d'accordo, ha fatto benissimo. E naturalmente però c'è anche nostalgia, perché sì, ci sono anche i momenti belli, ed è bene che questi momenti tornino al più presto. Certo, adesso si riparte da un reset, da zero, non è facile ripartire, però meglio decine resurgo. Io ricordo sempre questa scritta, che è un po' l'immagine emblematica di una città e in questo caso di una tifoseria che vuole risorgere, vuole un Catania nuovo, un Catania che renda orgogliosi il popolo rosso-azzurro. Per quanto riguarda i playoff, beh, chiaro, mi ricollego al discorso nostalgico, perché chiaramente in altri tempi avremmo parlato magari di un Catania che a questo punto avrebbe conquistato i playoff, perché sono sicuro che la squadra di Baldini ce l'avrebbe fatta a conquistare, certo, i playoff. Poi è chiaro, non sappiamo come sarebbe andata a finire, quale sarebbe stata la posizione. Sicuramente la squadra quei playoff li avrebbe onorati come ha fatto per l'intera durata del campionato, eccezione fatta per poche partite, qualche amnesia, però tutto sommato io credo che la squadra comunque di Baldini meriti un elogio particolare, veramente va ricordata. Cioè, noi dovremmo ricordarci e ci ricorderemo purtroppo di questo triste epilogo,
ma è giusto ricordarci anche di quello che hanno fatto comunque i ragazzi, perché la squadra nelle mille difficoltà ha gestito le forze veramente nella burrasca, era un clima difficile davvero, quindi sì, c'è tanta nostalgia per i playoff che il Catania avrebbe onorato sicuramente al meglio. Poi leggo anche i nomi delle squadre, insomma, che partecipano, non me ne vogliono gli amici di tifosi del Monterosi, sicuramente il Monterosi è una stata un'esperienza importante realtà, per loro, è una piacevolissima, certo, realtà, certo, perché oggi viviamo un calcio in cui molto spesso magari vediamo avvicinarsi queste piccole, c'è un decentramento, un decentramento. Non è detto che il blasone, ecco, il blasone non scende in campo, cioè nel senso non conta solo quello. Oggi non conta come ti chiami, se ti chiami Catania, se ti chiami Lecce, Catanzaro, eccetera. Oggi conta il progetto, conta ripartire da gente seria. È un calcio diverso, un calcio globalizzato, perché, parliamoci chiaro, non è più il calcio dei mecenati. Quindi io non credo, difficilmente vedremo un nuovo Massimino. Cioè Massimino penso sia immortale, e né tantomeno credo che Massimino avrebbe fatto morire così il Catania. Ecco, questo è un mio pensiero che ci tengo a riportare. Benissimo. Quindi che ben venga una nuova proprietà, che ben venga una proprietà che abbia che risponde ai canoni, serie, ai canoni moderni e metta, del calcio, e mette i tifosi al centro del progetto, sì, perché questo è mancato anche a Catania, mettere al centro del progetto i tifosi. Questo è il mio auspicio, penso bene, l'augurio bene, di tutti. Bene. Certo, assolutamente sì. Sabina, hai qualche messaggio, sì, per noi? Sì, in conclusione, intanto Salvo Daniele scrive grande Vincent One, quindi ciao con te, devo dire. Ciao, ciao. E ti saluta. E per concludere, Marco Giusti scrive: quest'anno abbiamo tutti un obiettivo, fare abbonare quante più persone possibili al nostro amato Catania, per due motivi. Primo, aiutare concretamente e direttamente l'eventuale nuova proprietà. Secondo, superare le 10.446 tessere vendute a Palermo nella stagione 2019-20, record attuale in Serie D. Se il famoso zoccolo duro di 6-7.000 tifosi riuscisse a far abbonare 2-3 persone a testa, ci possiamo riuscire. Sento parlare di azionariato popolare, ma credo che al contrario un semplice abbonamento sia molto più fattibile. Penso che era un messaggio sono di quelli cose diverse, già prestabiliti, e che è stato che rimontato. Rispettiamo il pensiero, per legge possiamo fare l'uno e l'altro. Esatto. Possiamo anche comprare una maglia ufficiale, esatto, possiamo comprare un pallone, certo, con il logo del nuovo calcio Catania. Possiamo fare un po' di tutto. C'è una sorta di pregiudizio etico sulla azionariato popolare. Voglio bisogna dire, sfatare questo mito, non è un peccato. Ecco. Voglio, è un dire, peccato. Voglio dire, ancora dovremmo parlarne perché non conosciamo i risvolti della vicenda, sicuramente, ma a priori non possiamo dire che è una cattiva cosa, ecco, sicuramente, ma va rifinita con i giusti punti e puntelli, sicuramente. Altri messaggi, Sabina, che ci avviamo alla chiusura? No, sempre quel messaggio, concluderò dicendo grazie a tutti, forza Catania, e abboniamoci. Bene. No, io posso dare un messaggio da parte di Sabina Rossi, che la trasmissione è stata bellissima, perché parlando anche di memorie storiche, cioè è sempre piacevole, certo, è molto bello, è molto ascoltare bello. Quindi per grazie giovani, a Tino, sì, e grazie a Filippo. Per noi giovani, sì. Per noi giovani, dicevi Daniele. Per noi giovani, sì. Ma qui tranne Livio siamo un po' tutti giovani, tranne Livio e Filippo. L'età avanza per tutti, chiaramente. No, vabbè, ma Livio, voglio dire, Livio, scoop, trova gli scoop. È un giovane attivo, rispetto a noi. Rispetto a noi, faccio il mio lavoro, tutto qua, non giusto, semplicemente giusto, quello. Giusto. Direttore, un tuo pensiero in chiusura, che stiamo volgendo al termine. Volevo ricordare a Livio, ieri ho sentito Baldini dopo la partita, ha salvato fino a fino adesso, ha salvato la nostra Vicenza con una partita a Cardiopalmo 2-1 sul Lecce, che il Lecce bastava quasi un pareggio, forse, ma la vittoria sì, per essere già promossa nella serie superiore, e Baldini ha salvato il Vicenza, insomma Baldini ci ha messo l'animo, ci ha messo con noi, poi non ne parliamo. Ieri, però, c'è sempre l'animo rossazzurro in ogni caso, perché se lo porterà per parecchi anni. Grand'uomo, questa esperienza. Grand'uomo questo allenatore, veramente. Com'è? Grand'uomo questo allenatore, abbiamo avuto veramente una bella fortuna, peccato. Un vero signore. Infatti, un assolutamente. Signore del calcio, infatti. Sia in campo che fuori il campo. Infatti. E poi ha una bella famiglia, quindi è una cosa molto carina. E me ne parlano ieri tutti. Ho sofferto, ho visto la partita, veramente ho sofferto.
per portare il Vicenza come avrebbe fatto poi il Catania, perché ai playoff il Catania avrebbe dato filo da torcere a chiunque. Infatti, Poi, ricordando le vecchie glorie, diciamo che nel comitato che si va a formare ce ne sono di queste vecchie glorie viventi, ovviamente, che sono nomi tipo Cantarutti, tipo Ciceri, tipo Spagnolo, Morra e altri importanti giocatori che hanno dato un segno e che devono essere sempre vicino alla squadra, mai tradire la propria storia, mai tradire quelli, i giocatori che nel bene o nel male, o nel meno bene, diciamo così, in ogni caso hanno contribuito a dare un segno alla maglia, perché come dicevamo all'inizio, i nostri padri ci portavano allo stadio, e qualcuno lo sa perfettamente che la manina era: questo è mio figlio, entra. Perfetto. Tino, ti avevo promesso, e lo abbiamo promesso anche al Papero, sì. Un minuto, perché siamo in chiusura. Grazie. La tua importante iniziativa sabato. Facciamo gli auguri a Francesco Baldini, ma in questo momento la Nero Rossa Vicenza sarebbe retrocesso assieme al Pordenone e il Crotone, che sono già retrocessi. Tuttavia, se il Vicenza riuscisse a vincere ad Alessandria, ed è un confronto diretto, si salverebbe, almeno andrebbe play out con il Cosenza, ma dovrebbe vincere ad Alessandria. In caso di pareggio sarebbe retrocesso lo stesso. Okay, allora, vai con la tua iniziativa di sabato. Sì, grazie. Sabato 7 maggio alle ore 10:30 all'interno del maggio del libro del Comune di Catania, quindi una manifestazione nazionale, alla biblioteca comunale 200 metri sopra Piazza Cavour, quella che noi catanesi chiamiamo Piazza Borgo, sulla sinistra, vicino all'ex Hotel Costa, per dare un riferimento. Posso dare un riferimento calcistico? Via Spagnolo, Tino. Via Spagnolo, giusto. Vico Spagnolo. Vabbè. Dettagli. Al 549 c'è l'ingresso di via Passo Gravina. Sì. E presenterò la mia ultima raccolta di novelle, Faccia di Luna. E quindi invito tutti a venire, coloro che possono naturalmente, coloro che lavorano no. E così avrò modo di conoscere personalmente qualche tifoso del Catania. La raccolta è molto bella, per l'occasione sarà venduta a prezzo promozionale di appena 8 euro. Perfetto. Quindi chi può, mi farebbe piacere. Bene, siamo davvero onorati di averti potuto far fare questo lancio, che meriti sicuramente. Approfitto di avere Filippo per cominciare i saluti da lui. Filippo, ti dico grazie per tutto quello che ci hai raccontato, per come ci hai dato il tuo parere sull'azionariato, su tutto quello di cui abbiamo oggi potuto parlare. Alla prossima occasione, Filippo Solarino, storico del Catania. Grazie a voi, grazie a tutti. Saluto Livio Giannotta, direttore di tuttocalciocatania.com. Grazie per l'invito. Grazie per aver rifinito le notizie che erano un po' siano susseguite in questo inizio settimana. È stato un piacere partecipare a questa trasmissione, mi fa sempre piacere essere qua, quindi grazie e la buona serata. Grazie come sempre alla giornalista Daniele Loporto, Giornale di Sicilia. Grazie Daniele. Grazie a voi, a presto. A presto, grazie Sabina, anche a te. Grazie Vincenzo, grazie a tutti, a presto. Direttore Enzo Stroscio, è un piacere sempre averti qui, a casa Tino tua. Tino sarà invitato da noi per presentare il libro, quindi giochiamo infatti, in casa. Infatti. E naturalmente salutiamo anche Tino La Vecchia, grazie alla prossima occasione. Grazie Vincenzo, un caro saluto a tutti. Va bene. Livio, Daniele, Filippo, Enzo, l'editore e Sabina. Bene, grazie. Tino, buona serata. Noi ringraziamo anche il regista Gaetano Ligreggi, l'assistenza di Gianluigi Caruso. Per questa sera è tutto, ci vediamo e sentiamo lunedì prossimo sempre a partire dalle 19. Vincenzo La Corte vi dà la buona serata e arrivederci a lunedì. Sigla.